Questa mattina nel porto di Civitavecchia sono sbarcati 57 migranti salvati dalla Ocean Viking, che denuncia un episodio che vede coinvolta la guardia costiera libica. Nel frattempo però non si fermano gli arrivi, gli sbarchi a Lampedusa. Nelle ultime ore l'hotspot di Lampedusa ha superato ancora una volta le 2000 presenze. Dopo una notte di sbarchi che ha visto le motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera soccorrere una decina di imbarcazioni. Ieri gli approdi sono stati 23, nelle ultime 24 ore sono giunti sull'isola in 1300. Molti di loro hanno dichiarato ai soccorritori di essere salpati da Sfax, Tunisia, proprio al largo delle sue coste, pochi giorni fa, la notizia di un tragico naufragio. Come da procedura, d'intesa con il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Agrigento ha predisposto i trasferimenti per cercare di contenere il facile sovraffollamento della struttura di prima accoglienza. In 600 sulla nave Dattilo verso Messina e Reggio Calabria, altri 300 imbarcati sul traghetto di linea Galaxy, direzione Porto Empedocle. Hanno raggiunto invece questa mattina a Civitavecchia 57 migranti salvati nell'ambito di due operazioni in mare del 7 luglio scorso, che si trovavano sull'Ocean Viking, la nave di SOS Mediterranee, che trasportava anche 5 donne, 16 minori e una bambina di 4 anni. Dopo aver vissuto esperienze traumatiche in Libia e in mare, scrive l'associazione umanitaria attraverso i suoi social, siamo lieti che abbiano raggiunto la terraferma sani e salvi. L'ONG ha denunciato un episodio che risale al 7 luglio scorso, l'esplosione di colpi di arma da fuoco da parte della Guardia Costiera libica nel corso delle operazioni di recupero. Ma non c'è solo Lampedusa, si registrano anche sbarchi di piccola entità in Sardegna, dove in seguito alle procedure di identificazione i migranti sono trasferiti nel centro di prima accoglienza non distante da Cagliari. E il flusso verso l'Europa continua oltre le acque italiane. Ieri in serata il soccorso marittimo spagnolo ha tratto in salvo 86 persone individuate a circa 132 chilometri a sud dell'isola di Gran Canaria. In un primo momento si era pensato che si trattasse del barcone partito dal Senegal con a bordo 200 persone disperso da circa 10 giorni. Ma questa ipotesi è stata poi smentita, di quel barcone si sono perse le tracce. Intanto nelle ultime settimane, a più riprese, con partenze talvolta anche multiple, sono stati segnalati numerosi natanti provenienti proprio dal Senegal e diretti verso le isole spagnole.